non so a lui per restare più basso. No, no, ma mo va a cuccio, tanto. Era per sapere adesso. Ma dove fai integrale? Eh? Dove fai integrale? Ah, ok. Le tende.
siamo, buongiorno, benvenuti a tutti, è un'occasione importante, il racconto direi è quello di una storia d'amore che si rinnova, una storia d'amore molto longeva che ha scintille importanti che ripartono e ci riportano addirittura al 1909, lì scattò la prima scintilla di un amore, quello che è Roma e il Giro d'Italia che si rinnova, che raccontiamo oggi, sarà la quinta volta che la Costa Rosa chiude il suo percorso nella città eterna. Qui cercheremo di capire e scopriremo che cosa succede il prossimo 28 maggio. Qui a Roma il Giro d'Italia arriverà dopo 3 settimane di fatica, i corridori arriveranno qui dopo qualcosa come 3.400 chilometri di corsa, lavoreranno nella 21ª tappa e siamo qui per svelare quali sono le bellezze di Roma Capitale che sono state scelte per fare da cornice. Lo faremo innanzitutto recuperando la cornice vista dall'alto, dall'alto di Roma, e quindi cominciamo delle immagini che ci regala la nostra Roma vista da un'osservazione. Buongiorno davvero, grande piacere avervi oggi e annunciare e presentare questo arrivo che sarà memorabile del Giro d'Italia a Roma, per noi una grandissima gioia, un impegno, un onore per la città e per una vetrina straordinaria per il Giro. Abbiamo creduto fin dal primo momento a questa opportunità, queste ipotesi, grazie davvero all'assessore onorato per il suo impegno. E saluto davvero Urbano Cairo, direttore della Gazzetta dello Sport da Righelli, la di RCS Bellino, e insomma la Gazzetta è il Giro d'Italia. E questa è una manifestazione che è davvero un pezzo della storia del nostro paese e anche un pezzo importante della storia della nostra vita, una storia d'amore che poi si era un po' rarefatta ma che è stata rilanciata e che adesso noi vogliamo rendere strutturale. Insomma, noi la prima volta nel 1909 c'era un grande sindaco del Ernesto Nata, questo diventa ancora di responsabilità, e stiamo davvero lavorando perché questo appuntamento è un appuntamento sportivo, sono
sportivo, ma è qualcosa di più, si intreccia proprio con la storia del paese, sentito dagli italiani, ma anche guardato nel mondo con un pezzo proprio della nostra identità. Giglio si è intrecciato con stagioni memorabili, drammatiche, difficili, appassionanti della storia del nostro paese. È un pezzo, è una delle poche competizioni sportive con uno storico che, diciamo, in una pagina della storia d'Italia dove, nelle quali nei libri specialisti di storia si parla del Giglio così come si parla della politica internazionale, che è davvero un pezzo della storia del nostro paese, non è un caso che sia così seguito e così amato dagli sportivi italiani e del mondo. Quindi avere la tappa conclusiva a Roma per noi è una cosa giusta, una cosa importante, una cosa necessaria, una cosa che vogliamo che non sia solo per quest'anno, ma che sia anche nei prossimi anni, perché crediamo che questo dia molto a Giro e dia anche molto a Roma e all'Italia. I numeri sono impressionanti, parliamo di 800 milioni di persone nel mondo che seguono il Giro, l'impatto economico è straordinario, quindi l'idea che abbiamo seguito, su cui abbiamo lavorato, qualche anno, gli altri relatori, diciamo così, più nel merito, è stata quella di non limitarci a dire, vabbè, ci sarà una tappa a Roma, mettiamo le transenne in un percorso, buona corsa, ma in qualche modo rendere la città protagonista del Giro e rendere il Giro, diciamo, un elemento qualificante di Roma in quel periodo, con manifestazioni intorno ad esso, qualificandolo un tragitto che al tempo stesso è un tragitto ovviamente con giri conclusivi che poi ci sarà meglio che Roma può offrire in termini di bellezze, ma anche un giro, una tappa che spazia nella superficie immensa della nostra città e che tocca dei luoghi simbolici, si arriva al Colosseo Rotondo ma si parte dal Colosseo Quadrato, si arriva nei fori ma si tocca il mare, che è un'altra parte dell'identità di Roma un po' dimenticata che noi stiamo lavorando per rilanciare. La tappa, diranno, mostreranno il percorso, penso non ha uguali al mondo per le bellezze che può offrire, noi naturalmente il nostro impegno è di renderla anche dal punto di vista sportivo la più adatta, su questo c'è un grandissimo lavoro che stiamo facendo, e quindi insomma non posso che augurare buon giro e ringraziare tutti, dire che Roma ce la metterà tutta per mostrare il suo lavoro migliore e anche per valorizzare ancora di più le competizioni straordinarie. Aggiungo che questo si inserisce in un quadro, in un lavoro che stiamo facendo per riportare i grandi eventi sportivi, innanzitutto, non solo nella nostra città, con grande successo, con grande riconoscimento. Noi crediamo molto nei grandi eventi, nei grandi eventi sportivi. La sequenza che si apre, già iniziata nei mesi scorsi, è davvero impressionante. Questo 23 sarà pirotecnico e poi sarà crescendo e speriamo che anche questo ci aiuti come vetrina per Expo, parlavamo il presidente Caio, insomma ci mostreremo al mondo, così come pochi mesi dopo con la Rai, come capitale di un grande evento sportivo che lavoreremo perché riesca meglio. Questo credo sia anche un bel viaggio per Expo 2030. Quindi davvero grazie ancora e buon giro a tutti. Grazie Sindaco, per me ho anche apprezzato la sua abilità nel tratteggiare e farci intuire con quasi della tappa, darci poi gli elementi necessari, capisco l'impazienza, ma insomma lo svegliamo insieme. Vado al presidente Caio, abbiamo detto è la quinta volta, no? Che il giro si concluderà nella città eterna, però visto che parliamo di un grande amore, perché arriva sempre come la prima volta, come grande amore. Direi che è una bellissima, un bellissimo ritorno a Roma. Noi arriviamo qui già 4 volte, una volta anche nel 2018, e quindi direi che è un bel ritorno. Tra l'altro dicevo al sindaco che da quando io sono ho preso RCS nel 2016, il Giro d'Italia è andato 2 volte a Roma, 7, prima 5 e 107, quindi sono, come dire, attenzionato a Roma, anche orgogliosamente di la Roma sicuramente ha una capacità di
qualcosa di speciale anche in Italia, e l'arrivo del colonio italiano è una cosa davvero, davvero magica quando lo facciamo nel 2018. Questo che l'Italia direi molto, molto bello, come sempre, insomma, molto competitivo, con la rivisabilità assolutamente molto, molto importante, molto, molto, molto duri, molto, molto impegnativi per i nostri corridori. Quindi abbiamo per pensare che ha vinto due volte per l'Italia, e l'ha vinto tra l'altro, credo, uno dei più giovani di sempre, no? 21 anni, 40. Quindi insomma, lui è due volte vincitore delle giovinità. Tra l'altro, vincitore anche, ho visto della tua curricula, che ha vinto anche due volte la Serie A di Milano. Qui io sono specialmente affezionato, perché mi ricordo che papà, che è un motivo per cui mi interessa il ciclismo, tu hai visto la vita due volte, una cosa è tua, che fu un grandissimo vincitore di Serie giorni nel 1988, con la piccola dimensione, tornando a Giro d'Italia. Sono veramente specialmente contento che in Italia in cui avremo dei grandi campioni, ci sarà la del mondo e delle Polo, ci sarà Coppi, ci sarà Almeida che portò la maglia rosa per 15 tappe nel 2020, quindi sono un potenziale vincitore. Poi ci sarà molto Filippo Ganna, Crono e Teodora, e poi tanti altri che succede che arriva un outsider che vince come accade per Copenaghen, quindi insomma direi che è sempre un giro molto, molto competitivo. Quindi insomma bene ritornare a Roma, finalmente Roma ritorniamo, e quindi sarà un bellissimo giro in cui con ogni altro faremo delle cose bellissime. Grazie a tutti. Però un anno e mesi fa facevo un punto con il sindaco romano, il suo DNA e cose, diverse cose, però una è identica, che Roma è oggettivamente la capitale degli ambienti artistici, culturali, sportivi, turismo, e ci siamo posti in una questione, come facciamo a fare in modo che per esempio il turismo non sia più casuale, ma sia scientifico, che vuol dire generare occasioni, momenti affinché non ci si torni. Si è rispettato, siccome l'abbiamo vista una volta, non c'è bisogno di rivederla. E quindi abbiamo messo in campo immediatamente, perché su questi temi si può dare subito una sensazione di risultati, una serie di cose importanti, anche dal punto di vista sportivo, grande stagione concertistica, e poi lì ci siamo posti un obiettivo che sembrava una conferenza stampa, diciamo, c'è la nostra stampa, abbastanza complicata da realizzare, cioè riportare la vita del Giro d'Italia a Roma. Dopo il 2018 non era così scontato. Devo dire che il sindaco è stato coraggioso nel darci via libera, detto ok, e questo mi sento di raccontare con un aneddoto rapidissimo. Chiamai l'amico qui presente, il presidente Malagò, facendo certe presentazioni, dicendo Giovanni, ma noi dobbiamo riuscire a portare la Giro d'Italia a Roma, dobbiamo convincere il presidente Carlo. E lì aumenta quindi l'amore con una serie di personaggi di nascita o acquisiti romani, anche il direttore Paragelli, perché il problema era come riuscire a parlare di Sette Cairo con questo 2018. E l'aneddoto fu che a novembre ci presentammo, io sembravo un po' argentino, a Milano, nei Gazzette World, e ci avvicinavo al presidente Cairo. Dopo una grandissima presentazione, solo il presidente Malagò sa fare, dicevo, scusate, possiamo provare a riportarlo a Roma, la parola Roma non viene già diventata complicata. Oggi in realtà questa tappa, come diceva il sindaco, non è una tappa qualunque, è una tappa conclusiva, un progetto per il Rovico, ma avviene in tutte le grandi città, ma soprattutto come avviene nei grandi paesi, dove Francia arriva a Parigi, è normale che il Giro d'Italia arrivi nella capitale d'Italia, quindi riscoprire questa vocazione nazionale della nostra città. Non è una tappa, tanto per dire una tappa, stiamo lavorando per il grande.
CSA una serie di iniziative. Abbiamo iniziato illuminando, fare premi, verranno fatte tantissime cose. L'obiettivo è coinvolgere tutta la cittadinanza. Non a caso non sponsorizziamo nulla, ma non è una tappa solo da salotto, come in passato è stata definita. È una tappa che tocca tutta la città, che è stupenda, e soprattutto risponde alla passione che tutti gli italiani hanno verso il ciclismo, in particolar modo i romani. Ultimo dato rapidissimo, c'è un tema economico, non c'è una sindaco. Queste iniziative producono ricchezza della nostra città, confermano quella che è la vocazione della nostra città e soprattutto attraverso i grandi eventi, sono del Presidente del Consiglio del Ciclismo, noi vogliamo lavorare anche per stimolare la parte del ciclismo sportivo a Roma e anche la comunità alternativa sicura che faciliti la vita dei romani e anche dei turisti. Grazie. Grazie Assessore. Allora, l'occasione è stata conclusa, grazie a tutti il Presidente Malagone, insomma, ha stretto la sua agenda per essere anche qui. Lo ringrazio e vi chiedo di raggiungervi perché così ascoltiamo anche la sua voce, perché voglio capire come si convince il Presidente Caio per questo come per altri. Buongiorno a tutti, rappresentano la città, sindaco, assessore, gruppo del CS. Sì, quasi ovvio, bene, scontato, importante, la città, lo sport, il ciclismo, il giro, sono un tutto uno. E questo è per il nome del segretario generale, ma tutto il direttore del ciclismo, come c'era ovviamente l'amministrazione, sono andato a fare questo meglio. C'è una cosa che secondo me è importante ricordare, e anche qui è del tutto casuale, giuro che se non fosse stato organizzato dal gruppo di CS, avrei detto lo stesso. Oggi in sua gazzetta c'è uno straordinario articolo di un'altra italiana che è molto con me stesso come fare i conosci, come lo sport può fare i conosci per davvero. Chi non avesse letto ha dato con me stesso, che è uno spaccato assoluto di quello che è la realtà fuori dal sport sportivo del nostro paese, che è quello che lo stesso Lorato e il discorso delle finanziamenti, del sostegno, quello che serve. Per crescere e migliorare la qualità del nostro mondo, sostanzialmente di chi investe nello sport. Impressionante perché al di là del discorso del benchmark che non fai 22, che uscirà adesso tra la società, sul 21 e sul 20, con le dinamiche del Covid, non c'è stata molte manifestazioni, conosciamo per la realtà, devo dire che forse abbiamo un certo cimento per la faccia, ma sono un attimo fuori. E tu vai a vedere lo spaccato dal 2008, siamo nel 2015 anni, cioè nel 2008 noi abbiamo raccolto, se abbiamo raccolto io, 176 milioni di investimenti privati in modo dello sport. Oggi stiamo a 740 milioni con diciamo, un leggero viaggio di 2 anni, cioè a distanza di 15 anni abbiamo perso 400 milioni, sarebbe una tempi, e c'è stato poi tutto il resto per cominciare la funzione. Oggettivamente un disastro, ma che ho detto, ma le pare. Perché? Perché non mi ricordo come ho pubblico, ma perché devo spiegare molto chiaramente. Perché tu eri sull'onda di quello che è successo su quel periodo. E la stessa delle cose fatte, ti dicono gli esperti che sono intervenuti a parlare di questa roba, e dicono guardate che senza i grandi eventi non c'è nessuna possibilità che ci la iniziamo. Perché tu per investire, devi dare il prodotto, se ti dai il prodotto, devi fare queste cose, per carità, non devi fare solo a Roma, però se le fai a Roma, sinceramente, diciamo, un po' più di visibilità, perché uno sport straordinario ci può investire. Questo parlo di gara, non sto parlando di quello che fa il pubblico, su cui diciamo, andremo fuori tema, scusate la portata legislativa, però oggi noi stiamo ricorrendo delle scelte, diciamo, in particolare per Roma, assolutamente algo risoliste e di fenomeni che oggi recuperiamo con questa manifestazione. Io chiedo scusa, non sono il presidente del mondiale, del tennistato a Roma, non so che cosa si può fare, però faremo
bacino che non ho più lo sport di voi. Paolo, guardo te, vado da te a sottolineare l'impatto sul territorio di un weekend, perché non essere rappresentato da un weekend su cui lavorare, quanta soddisfazione, quante occasioni per l'impatto che questa giornata restituisce. Beh, intanto buongiorno a tutti e insomma, chi mi ha preceduto ha detto delle cose molto belle e molto interessanti che mi sono raccontato che saranno sicuramente di più. Volevo salutare tutti gli amici che ci sono qui sala al Presidente Italiano, ma il dottor Lanzetta Diretta, abbiamo la dottoressa di Stefano, il direttore delle scuole, che è un pezzo fondamentale, l'aria manca tanto di giovinità in tutti questi anni e ancora lo farà, e senza l'aria tanto di quello che viviamo non ci non sarebbe successo. Ci ha detto tutti per sala, ci sentiamo decisamente molto in famiglia. Sì, noi siamo stati ci siamo complicati molto la vita quest'anno, perché in realtà abbiamo fatto un programma e devo ringraziare anche molto l'assessore Romano che ha spinto tantissimo con un grandissimo entusiasmo e anche con una grandissima velocità nella presa di decisioni e di rapporto con tutte le persone. E arriviamo dal Friuli, quindi ci sarà una difficilissima scalata in Friuli e da lì scriveremo tutta la Romana, lo faremo già dal sabato, quindi stiamo facendo un ragionamento per avere una 2 giorni completa su Roma, quindi sabato e domenica, per avere la massima visibilità e il maggiore impatto. Ricordo che quando mi dicevo, noi tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo sempre considerato i nostri numeri, il Giro d'Italia è qualcosa che è contattato nel DNA italiano, e lo devo più trasportare. Quando facciamo le presentazioni, quest'anno non passate al sud, non passi da casa mia, non c'è, è un dato di fatto, è un dato per scontato. Abbiamo preso quasi 10 milioni di italiani che stanno per le strade a guardare la corsa più dura del mondo nel paese più bello. Abbiamo 200 paesi collegati, abbiamo 800 milioni circa di telespettatori. Quindi abbiamo una cosa che non abbiamo mai valorizzato in modo forse giusto, no? Quindi per darvi la visibilità e l'importanza che ha per il paese. Ecco, abbiamo fatto l'anno scorso un po' di studi su alcune delle nostre porte, alcune delle nostre gare, e quest'anno faremo con un certo numero di studi di ricerca di impatto della Giro d'Italia e stiamo ragionando su numeri che possono andare dai 500 ai 700 mila euro. Sono cifre veramente molto, molto, molto importanti per l'Italia e per il nostro paese. E ripeto, le abbiamo sempre considerate un dato di fatto, non sono dati di fatto, sono una cosa molto importante e una volta di più, concludo. Rappresentiamo veramente una piattaforma di promozione del nostro paese, perché è il paese più bello del mondo e lo possiamo raccontare in tutto il mondo con le telecamere, con le telecamere mobili, con gli elicotteri. Facciamo vedere una grandissima gara e un grandissimo paese. Ecco, in questo dobbiamo essere molto curiosi e il fatto di arrivare a Roma quest'anno è veramente una città di sua forza. Chiudiamo un cerchio che penso possa rappresentare una ripartenza. Grazie Paolo. Vado al dottore della Gazzetta dello Sport, Stefano Morigelli. Allora Stefano, abbiamo detto, una grande storia d'amore, quella tra Roma e il Giro d'Italia, ma anche quella tra l'Italia e la Gazzetta, insomma, non la sottovaluterei. Oltretutto, credo che se c'è una persona che vuole mettere un pezzettino di cuore in più nel raccontare, è il direttore romano. Sì, io sono il primo direttore romano della storia della Gazzetta. Il primo Giro d'Italia è proprio, vogliamo trovare un segno, i romani avevano moltissimo segno. La prima tappa, il primo Giro d'Italia, l'alpinismo romano, Milano Bologna, vedi che la Roma non ha mai dato grandissimi ciclisti. Però se proprio vogliamo trovare un segno in tutto questo, è curioso e anche bello. Roma non è una città facile, Roma è una città distratta, Roma è una città che ha molte cose, no? Ma io da romano, quando ho detto mi fa piacere, poi il sindaco, l'assessore locale, non sono tutti anni, se vuole essere anche una città moderna, non può prescindere dall'organizzare
sono convinto che Roma lo organizzerà meglio e sono convinto che Vicenza e Gazzetta saranno sempre benissimo. Grazie Stefano, grazie davvero, buon rapporto con il Cina. Abbiamo subito un riferimento anche a una partnership importante che questo giro va illuminato, e dunque ho bisogno del contributo che parole del direttore Italia Enel, Nicola Lanzetta, chiedo di raggiungermi, grazie. Buongiorno, allora è un contagio che si rinnova, no? Attraverso le persone, quello di Enel, così come quello del Giro d'Italia. Esatto, e per noi è un onore continuare a gestire questa nicchia meravigliosa, che tra l'altro sperando che sia solo l'inizio, che ci dare sempre con una lunga tradizione, quella di arrivare a Roma. I motivi per cui come Enel siamo orgogliosi di questa parte, di questo giro, sono tanti. Per il sottotitolo che sono detti di fronte a città. Sicuramente c'è l'aspetto dell'essere italiani. In giro abbiamo preso, abbiamo conosciuto, abbiamo visto da 800 milioni di spettatori, però è un giro italiano. Ed è l'Italia, è una multinazionale, è presente in tutti gli stati, però noi ci sentiamo fortemente italiani. E questo c'è un cioè l'orgoglio di essere italiani. Il secondo aspetto è un aspetto di territorio, anche qui mi ha piaciuto la evidenziata. Noi viviamo, probabilmente non ci vediamo comunque, non ci sono altri paesi, il livello del mondo. Ed è bello che ha usato questo paese. Il nostro mondo, in giro ci vuole vedere, e com'è che ne siamo orgogliosi, siamo tutti i paesi. Vi dico un numero, per esempio, in Italia abbiamo qualcosa come 2 milioni e 5.000 chilometri di rete elettrica, abbiamo 32 famiglie. Noi siamo convinti che anche le famiglie si territorio indispensabile, quindi è un connubio che sposa il concetto. Quindi è un concetto importantissimo e, come dire, l'abbinamento tra tecnologia e uomo. Noi abbiamo in giro, vediamo questi bici che ormai hanno la tecnologia spaziale, però io vedo se non ci fosse l'uomo tutto questo sarebbe vano. Ebbene, la stessa cosa che pensiamo noi, come sapete, che è all'avanguardia tecnologica, che è la controllo, delle grandi fabbriche di pannelli fotovoltaici in Europa, però tutto questo è vero delle digitali, però se manca la passione delle persone è evidente che ogni sport è fatto. E con l'auguro di tutte queste persone che incontreremo nel giro, che con Roma festeggeremo questa tappa, auguro a tutti un buon giro. Grazie mille. Allora, ci sono quasi, però presidente Malapelo mi hanno detto che ovviamente siamo in Campidoglio, non siamo venuti a mani vuote, abbiamo per il sindaco, per l'assessore, insomma, una consegna importante che arriva. Prego l'assessore sindaco di alzarsi perché è la consegna ufficiale. Allora, direi che in questo modo possiamo concludere questa prima fase e dunque faccio riaccomodare ovviamente Urbano Caio, il sindaco resta, l'assessore resta, Stefano Reggiani, grazie mille. Direi grazie per il momento, vi faccio vedere, in qualche modo mettiamo ordine, dove eravamo rimasti, dunque il meglio, abbiamo scelto, non è stato semplice. Oh!
è altissima, lo faccio chiedendo al direttore del CIVO, Mauro Regni, a Pierre Bonzi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, e a Beppe Seroni, che non ha bisogno di presentazioni. Grazie per averci parlato. Benvenuti anche a voi. Faccio accomodare, prego. Direi che ci siamo. 28 maggio, 21esima tappa, la grande bellezza. Vediamo che cosa Roma ha scelto per voi per questa ultima tappa del Giro d'Italia, edizione 2023. Dedicata ai cittadini. Insomma, quindi fare
immagino che anche il tuo tramonto possa, come dire, consegnarci una provincia ancora più bella di una eterna bellezza che è quella della città di Roma. Pier Bergonzi, così, con un primo sguardo, penso sia un circuito, quello scelto che percorre, tocca, sfiora molte delle bellezze di questa città. Intanto è un circuito spettacolare, è vero che ci si può trovare un mondo così così contuoso e così fantastico. E l'ultima tappa che io sono sempre parlando di testa, a Roma, bellissimo Beppe, correggimi se sbaglio, quando una delle due vittorie, quella del 79, tu ti sei concesso, oltre a una vittoria molto da giovane, anche un arrivo a Milano. Dunque, insomma, vincere con una certa cornice, tu sai cosa vuol dire. Cosa puoi in qualche modo trasferire in termini di emozioni a chi arriverà con la maglia rosa nella capitale? Forse da accendere. Un'emozione sicuramente importante, la presa importante, conta molto anche quello che dopo tanti anni ti ricordi e le foto e i filmati vai a rivedere. Ragazzi, Roma è più sempre Roma. Uno dei miei più grandi rammarichi quando vado a vedere la mia storia, le mie vittorie, è di non avere mai una foto con lo sfondo di Roma. Perché negli anni in cui ho corso e ho vinto tanto in tutte le regioni, in tutte le province, non ho una foto che mi ricorda, e questo è un grande rammarico. La foto comunque la farò quest'anno all'arrivo del giro. Assessore, vogliamo rassicurare, sarò mi invitate e lo potrò fare. Quindi ecco, questo è importante, per il corridore che vince il giro è importante vincere il giro, ma è importante anche il contesto, lo scenario, perché anche questo è un valore aggiunto sicuramente. Quando ha vinto quel giro a Sarada a 21 anni, cioè, di una carriera che ci sono incluso, ma convinto che l'altro figlio da una carriera di soldi. Poi lui l'ha vinto nel 83 e aveva la maglia di campione del mondo. Quell'anno ha vinto, non lo sapevo, con la maglia del mondo, ma anche del mondo. E ha vinto il giro con la maglia del mondo. Quest'anno il campione del mondo, delle pole, è uno dei grandi favoriti che potrebbe Speriamo anche perché è un fatto importante, quest'anno c'è veramente una partecipazione di grande qualità e ovviamente il Giro d'Italia è un percorso che fa paura a tanti corridori, perché oltre a far paura portano rispetto al Giro d'Italia, perché chi viene decide di venire al Giro d'Italia sa che è un percorso duro, impegnativo e che ha bisogno di una condizione eccezionale, quindi non si viene per caso al Giro d'Italia. Io mi auguro che i corridori di uno spettacolo, che faccia del mondo, che faccia il campione del mondo, ma quest'anno sicuramente sarà un grande del giro di me, lo auguro, ma sarà così. Sono passati 40 anni, ho fatto un viaggio in treno con il verde, nessuno chiede, ma cosa è? Mi chiedono sempre, allora sarò un fatto, com'era, che cos'era? Ma cosa cos'era? In sala, in colloquio, non si è presentato, mi ha detto, certo, io ti parlo e sarà che il risposto come il nostro presidente fa un vento, non è risposto a essere perfetto. Sindaco, lei è sindaco, lei per chi ti fa? Ma sindaco, si svegli, prenda tempo. Ricordo quando sarò devo dire che questa non mi piaceva, non me lo dico per cantarsi, ma leggermente dalla sua parte, riguardavo la grande ragazza. Ce la siamo cavata, benissimo. Sarò un'altra cosa, ho inventato il treno. Se nel ciclismo esiste il treno delle volate, è perché la scuola del dopo tornato faceva questo treno, tutta la data, soprattutto era velocissimo, anche 24 ore per giro di un anno, 87. E
già preso dopo, lui oggi andrà a un solo di trasporto e spunterebbe l'Italia, freccia rossa, freccia bianca, freccia gialla, e non ha la freccia gialla perché il comitato è suo. Allora, la parte italiana del Giro d'Italia, quanto potranno mostrare anche i giovani della nostra Italia, dipende anche dalla grinta che metteranno gli stimolabili. Colpiamo Daglioni, che è presidente del Federcivismo Italiano. Grazie per un attimo. Non so se. Buonasera, grazie. Quando la presentazione vicino a Milano, quando lei parlasse della voglia di poi andare a correre, no, adesso ci siamo, ma nei 100 giorni la vostra parte l'abbiamo fatta, adesso lontano, anche all'Italia, grazie. Sì, buongiorno a tutti, ma è importantissima la bandiera che il Giro d'Italia ha dato proprio l'attività di base e per la promozione del ciclismo giovanile. Io credo che Roma ha un potenziale che è capace di esprimere proprio per le difficoltà che dà la civiltà a Roma. E per cui anche la sinergia che sta creando con il gruppo RCS è importantissima, perché anche qui abbiamo il presidente del Comitato Regionale, Maurizio Pitti, che ne beneficerà da tutta questa serie di avvenimenti che prima l'assessore ha fatto, vorranno fare la città di Italia. Per cui la federazione ovviamente è grata ad RCS, al gruppo, all'organizzazione, è grata anche alle amministrazioni locali che si impegnano per fare tutte queste attività di controllo, che poi vuol dire tanta promozione, e come è capitato di dire, come è chiarato con il presidente Cairo, poi quelli che saranno gli attori principali del Giro d'Italia sono i bambini di oggi che devono crescere, appassionarsi e diventare i campioni del domani. Perché quando poi sappiamo tutti, vince un italiano, c'è maggiore enfasi, c'è maggiore entusiasmo, e i telegiornali ne parlano molto più volentieri. Qui noi insieme lavoreremo proprio nell'ottica per far crescere tutto il mondo. Grazie mille, buon lavoro. Allora, a proposito di tutto, si diceva che i paesi collegati sono oltre 200, se non sbaglio, nei 5 continenti. Naturalmente il racconto è affidato a Rai Sport, saluto Alessandra De Stefano, che è qui in prima fila, il suo primo amore, che è da dire, è unico anche, che verrà raccontato con la consueta competenza. A proposito di racconto, c'è anche Massimiliano Contegusto, General Manager di RDS, Entertainment Partner del Giro. Naturalmente, Massimiliano, un'abitudine che si rinnova anche la vostra, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Sì, è un appuntamento che si rinnova, siamo doppiamente felici oggi perché si rinnova con RCS il ruolo di Entertainment Company, e quindi animeremo e daremo la possibilità a tutti di vivere anche dal punto di vista dell'intrattenimento, che è fondamentale, così come la chiusura del Giro d'Italia su Roma, perché è la nostra città. Qui siamo molto felici che l'assessorato ai grandi eventi anche il sindaco quanto sta avvenendo in Italia, ovvero le passioni, le persone che si spostano, e fortemente un fattore di impatto positivo sul territorio. E secondo me, di fatto, attraverso la piattaforma cross-mediale di RDS, quindi oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori, oltre 2 milioni e 300 mila follower sui social, e oltre 3 milioni e mezzo sul nostro sito, daremo la possibilità non solo di raccontarla dal punto di vista live dell'intrattenimento, ma anche di vivere da protagonisti attivi i nostri utenti, dando quello che poi è un'esperienza che ho fatto anche personalmente nel passato, cioè avremo la possibilità, ad esempio, voi contest, non solo di vivere attraverso i dati, ma soprattutto l'esperienza dal vivo. Il Giro Caruana, ad esempio, è una grande esperienza che consiglio a tutti, perché un'ora e mezza prima rispetto alla gara stessa si ha la possibilità di vivere tutto il percorso, di viverlo anche in un contesto e in un sguardo completamente diverso. Quindi siamo molto felici di questo e ringrazio tutti. Grazie mille, buon lavoro. Allora, siamo quasi in chiusura. Assessore Murato, torno da lei, perché tante volte abbiamo parlato della necessità e anche dell'occasione di fare di questo appuntamento del Giro anche un evento diffuso per la città, no? Quindi bene Roma, bene le bellezze, ma bene toccare più quartieri possibili, vestirvi di rosa e
forse abituare un po' tutti anche alla mobilità su due ruote, non so se questo è un obiettivo più a lungo termine. Ma con il sindaco l'avevamo detto in maniera molto chiara, i grandi eventi sono fondamentali per l'immagine di Roma moderna, ma Roma non è soltanto la straordinaria molto volontaria di Roma, che era stata visibile, sono le idee, conosciamo la cantoglio, tutto la giornata del campione. Roma ha un'estensione enorme, dal mare, una agricoltura pazzesca. Quindi la foto opportunity dall'elicottero, 800 milioni di telespettatori, era quella di avere una visione, diciamo, molto alta, che poi diventa un po' più complicato il percorso, e toccare la punti, quindi toccare Ostia, fare quei 30 chilometri che sono proprio contenuta del Presidente della Repubblica, la pineta, in Arpigna, insomma, parliamo di un'area stupenda, unica, che troppi pochi imprenditori turisti conoscono, risalendo tutta la parte distrettuale di Roma, no? Congressuale, ormai è un altro settore sul quale stiamo pensando molto, e quindi penso alla Rural Fuxas, al Centro Congressi, quella parte dove ci sono anche i grandi investimenti del tempo di moda, per i Bulgari, per diventare un'area distrettuale, e cioè l'Italia non è soltanto, ed è tanto, sport, diffusione della via sportiva, come dicevamo, è l'occasione di lanciare questa immagine di Roma. Con RCS, da Piazza del Popolo ci sarà un villaggio importante per i cittadini, per i turisti, ma ci saranno anche operazioni, stiamo facendo con i miei colleghi, gli assessori all'ambiente, anche ai trasporti, per sentire di valorizzare, quindi lasciare una legacy sul territorio, perché una stazione di Roma verrà brandizzata, classificata con CS, che sarà un lascito di bellezza, di decoro per la città. I progetti sono davvero tantissimi ed è una situazione che i grandi eventi, diciamo anche il Presidente Malgò, c'è un aspetto economico di comunicazione, ma c'è un aspetto poi sociale concreto. Se la città vuole avere una relazione internazionale, quindi vogliamo imparare, non può fare da meno. E poi stiamo prendendo adesso con il sindaco per capire come quella giornata possa essere, anche nelle ore precedenti, una grande festa cittadina, no? Adesso parleremo con la federazione, il comitato regionale, stiamo immaginando di istituire un comitato proprio tecnico che coinvolga tutto l'associazionismo del civismo di base, insomma immaginiamo una grande marea rosa, perché da amatori di famiglie, che vorrà andare al mare, andrà al mare, si vorrà vivere Roma, la vivrà a pieno, su due ruote piccole, per bambini e per i grandi. Ma io credo sia l'immagine più bella per chiudere questa mattinata. Il saluto finale naturalmente lo lascio al sindaco, ci dà l'appuntamento sindaco per il 28, mi raccomando si ricordi la foto per Peppe Saroni. Foto per Peppe Saroni assicurata, le foto, perché poi questo punto lo volevo sottolineare, la nostra scelta è stata di far vedere Roma nella sua interezza, nella sua anche grandezza, che non è solo la grandezza dello splendore dei Colli, del Colosseo, ma anche di una città che è grande, che è verde, che è la città più verde d'Europa, che ha una superficie che ha il mare, che ha il fiume, e che ha un intreccio tra città e natura unico al mondo, non ha solo quello tra città e storia, arte, ma anche quello tra città e natura. Quindi giro anche questa dimensione di una sport che è sostenibile, che parla anche a come fare dentro, da breve, stare dentro e vivere la realtà nella sua larghezza, e poi ovviamente un messaggio anche per la vita sostenibile, per la ciclabilità, la vita dolce. Quindi noi vogliamo veramente che questo evento parli in tutte le direzioni, e sia una celebrazione del giro e una celebrazione di Roma all'esterno, agli 800 milioni che ci guarderanno, ma anche un modo per far vivere domani la bellezza dell'incontro tra sport, arte, natura, società. Quindi non vediamo l'ora, il percorso, come si è visto, è unico, penso, nessuno può.
percorso così bello, e la metteremo in tutte, sarà una bellissima festa di sport. Grazie a tutti. E lei ha messo anche la maglia, quindi siamo tutti pronti per partecipare in accordo. Grazie a tutti, grazie al Presidente Brancaio, grazie al Sindaco, all'assessore, a tutti quelli che hanno partecipato, chiedo ai colleghi della stampa e dei colleghi fotografi di spostarci al panel, perché poi avrei domande. Grazie a tutti.